ma do la parola a un grande amico con cui qualche volta bisticcio fraternamente, un grande partenopeo. Ti avvicini? Francesco Amodeo! Grazie a tutti, grazie, grazie. Io avevo il foglio col discorso lo stracciato. Sono talmente belli da vedere, talmente tanti che voglio guardarvi negli occhi uno ad uno, non voglio leggere nulla. Magari sbaglierò, vediamo. Grazie, grazie veramente, siamo tantissimi. Io sono sempre molto scettico con le manifestazioni di piazza. Chi mi conosce lo sa, perché temo sempre che ci sia dietro la politica. Ma questa volta gli organizzatori hanno colto nel segno, per questo non ho saputo dire di no. Hanno colto nel segno quando hanno chiamato questa manifestazione la marcia della liberazione. Signori, liberazione è la parola d'ordine. In questi anni ci hanno insegnato ad usare la parola cambiamento. Ricorderete i governi del cambiamento. Non c'è nulla da cambiare, c'è un paese da liberare. Questo. Molti mi chiedono: Francesco, ma qual è la vera differenza tra cambiamento e liberazione? Io faccio una metafora. Immaginate che qualcuno mi sequestri, non è difficile che questo accada, e mi chiude in una gabbia. Secondo voi ha un senso sentirmi parlare di come intendo cambiare vita? Assolutamente no. La prima cosa che dovrò fare è provare a liberarmi. Bene, signori, il nostro paese, il nostro popolo, noi italiani dal 1992 siamo chiusi in una gabbia. Uso parole non mie, una gabbia che non ha sbarre, che non ha mura, che non ha odori, una gabbia per la mente, ok? E che cosa succede? Che tutte le volte che proviamo a liberarci da questa gabbia andiamo a sbattere contro dei paletti che si chiamano fiscal compact, moneta unica, Unione Europea, pareggio di bilancio, e adesso ne hanno messi altri, DPCM e emergenza sanitaria, ne hanno costruiti altri e non riusciamo quindi in nessun modo a liberarci. La politica che fa? Che siano di destra o di sinistra, ti continuano a parlare di cambiamento, e qualcuno ci ha anche provato, ma nessuno parla di liberazione. Potete chiedere ai vostri politici qualsiasi cosa, purché voi non gli chiediate di portarvi fuori da quel recinto. Fanno qualsiasi cosa, ma non chiedetegli mai di mettere il piede fuori da quel recinto. Dovete rimanere lì dentro, accettare il vostro status di prigionieri politici e accettare semplicemente qualche cambiamento all'interno della gabbia, mai, e basta, mai. E invece è quello che noi dobbiamo assolutamente fare. Ora io non ho molto tempo, anzi ho 5 minuti, ho promesso agli organizzatori, perché sapete io quanto parlo, è difficile fermarmi, ma ho promesso che restavo nei 5 minuti. Uso delle parole anche in questo caso non mie, qualcuno saprà di chi sono. Non lasciamo che il virus domini la nostra vita. Non lasciamo che la paura domini la nostra vita. E c'è una cosa importantissima, ed è l'ultimo messaggio che voglio dare e concludo. Con i nostri pensieri, con i nostri stati dell'essere e nel peggiore dei casi con la nostra paura, noi siamo partecipatori attivi del cambiamento, di tutto ciò quello che avviene all'esterno. Quindi non vogliono permetterci di avere un pensiero diverso, perché è la paura che attira la paura, e noi non dobbiamo mai permettere che questo accada. Grazie a tutti, grazie, viva la liberazione. Grazie a Francesco Amodeo.